L'inflazione sia in Europa sia negli Stati Uniti sta letteralmente esplodendo e ci siamo portati su livelli ufficiali dell'8-9%, ma se andiamo a vedere i prezzi delle materie prime energetiche, quindi basta andare a fare il pieno della benzina al distributore, oppure le bollette del gas, oppure la spesa al supermercato, beh, ci renderemo conto che l'incremento dell'inflazione effettiva oramai viaggia sopra le due cifre. Ecco, ma di chi è la colpa? E qui è interessante quanto ha detto il presidente statunitense Joe Biden, ha detto che questa è la tassa Putin. Sostanzialmente, se non ci fosse stata l'aggressione dell'Ucraina, l'inflazione non sarebbe mai esplosa. Questa affermazione è straordinariamente falsa, facilmente verificabile, no? Che non è, le cose non stanno in questi termini, ma per diversi motivi. Basta vedere innanzitutto che l'inflazione sia in Europa che sia negli Stati Uniti era ben oltre il 4% già lo scorso autunno, quindi molti mesi prima che partisse l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'inflazione è salita a partire dalla scorsa estate per molti motivi. Direi ci sono cause remote e cause prossime. Le cause remote ne abbiamo parlato più volte in questa sede. Andate a vedere il dossier Lo Stato Falsario sul sito Cultura in Pillole, troverete video anche di un anno e mezzo fa in cui si parlava dell'arrivo dell'inflazione, quindi a dimostrazione che non c'entrava nulla la guerra. Le cause principali sono di tipo monetario. Le banche centrali e il sistema delle banche commerciali e riserva frazionaria hanno inondato il mondo di liquidità a partire dalla grande crisi finanziaria del 2008-2009 negli Stati Uniti e poi in accelerazione post-Covid. La creazione di liquidità è stata veramente impressionante. In prima battuta ha portato quella che si chiama l'inflazione degli asset, cioè ha fatto salire i corsi azionari, i corsi obbligazionari e anche il valore degli immobili, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra. Non si è trasferita ai prezzi al consumo perché è stata contrastata da altri fattori di segno opposto, tipo l'invecchiamento della popolazione, l'innovazione tecnologica, la globalizzazione. Tutti questi fattori hanno calmierato i prezzi e hanno prodotto sostanzialmente quella che si chiama la grande moderazione, un lungo periodo di prezzi stabili. In assenza di stimoli monetari probabilmente i prezzi sarebbero addirittura diminuiti, con grande gioia dei consumatori. Ma comunque è stato un periodo sostanzialmente positivo. Quando è che partono i prezzi alla produzione e al consumo? Iniziano a partire dopo i lockdown, perché con la strategia, che secondo me è stata assolutamente sciagurata, della chiusura indiscriminata dei sistemi produttivi, si è creata una strozzatura nelle catene di produzione e distribuzione, e contemporaneamente la domanda è stata stimolata artificialmente sia dall'iniezione di liquidità sia dalle politiche di spesa pubblica in deficit fatta dai governi, che da un lato impedivano alle persone di lavorare, dall'altro davano i cosiddetti ristori, comunque inadeguati, tardivi, ma in qualche modo da un lato l'offerta diminuiva, la domanda era alimentata in modo artificiale, è chiaro che i prezzi non potevano che iniziare a salire. Per di più si è aggiunta quella sciagurata politica energetica che va sotto il nome di Green Deal, che prevede sostanzialmente la trasformazione del sistema industriale occidentale, statunitense ed europeo in particolare, con l'abbandono dei combustibili fossili e il passaggio repentino alle tecnologie, alle fonti energetiche di tipo green. È una scelta di tipo ideologico e forzata. E Bill Gates, in tempi non sospetti, già un anno or sono, parlava di green premium, cioè di quel costo, extra costo, che secondo lui sarebbe stato di 5.000 miliardi di dollari all'anno nei primi anni, proprio per la transizione energetica da un'economia basata sui combustibili fossili a un'economia basata invece sulle energie, tra virgolette, pulite. Ecco, questo lo vediamo benissimo nell'incremento dei prezzi delle materie prime, anche negli Stati Uniti, che non risentono minimamente della guerra in Europa, perché gli Stati Uniti sono indipendenti da un punto di vista energetico e sono indipendenti da un punto di vista alimentare, eppure anche negli Stati Uniti il prezzo del gas è esploso. Certamente in Europa i prezzi sono saliti molto di più
E qui effettivamente c'è una corresponsabilità della guerra in Ucraina. È chiaro, ci sono delle strozzature ulteriori dell'offerta. Noi dipendevamo in misura preponderante dal gas russo, e quindi questo ovviamente ha dato, come dire, il colpo di grazia. Ma pretendere di fare, come fa il presidente statunitense, di attribuire la responsabilità completa di quanto sta accadendo alla guerra in Ucraina è assolutamente surreale. Questo vuol dire che se anche il conflitto terminasse subito, come tutti noi ci auguriamo, purtroppo l'inflazione è qui per restare per parecchio tempo, perché la liquidità che è stata immessa nel sistema delle banche centrali è assolutamente sproporzionata, perché gli stati, i governi hanno fatto delle politiche di spesa in deficit, perché il debito pubblico a livello globale è fuori controllo e perché purtroppo questa scelta demagogica della transizione energetica continua a pesare negativamente sul contribuente, sul consumatore, e rischia veramente una distruzione del sistema industriale, soprattutto in Europa. Quindi, se si vuole bloccare l'inflazione, la prima cosa da fare sarebbe, ad esempio, interrompere immediatamente il Green Deal.